nel giornalismo costruttivo si parte dal presupposto che il lettore vada informato per bene e gli vada raccontata la complessità del mondo, quindi anche i problemi che ci sono, ma sempre con una chiave costruttiva che significa sempre con uno sguardo rivolto alle possibili risposte, alle soluzioni, a una speranza, diciamo, possibilista. Ciao Assunta, benvenuta. Un piacere averti nel tuo salotto, perché sono io nel tuo salotto. Sì, è uno scambio di spazi in questo periodo, no? Di quarantena. Chi è Assunta Corbo? Bella domanda. Allora, sono una donna, sono una mamma, sono una persona che si dedica alla comunicazione da tantissimi anni. Nasco giornalista. Io dico che nasco giornalista perché proprio sin da piccola volevo fare questa professione. E quindi poi crescendo è cresciuta anche la passione, la curiosità. E quando sono arrivata all'università ho cominciato a muovere i primi passi, quindi da lì poi è stata sempre una crescita e sono sempre stata freelance perché credo che mi appartenga proprio come indole l'essere freelance perché mi stimola la curiosità, la ricerca delle storie, il poter stare sempre sul pezzo, no? E, ecco, questo direi in parole molto, molto stringate chi sono. Tu parli di giornalismo costruttivo sul tuo sito. Mi puoi spiegare che cos'è il giornalismo costruttivo? Allora, guarda, Claudia, un po' di anni fa, dopo tanti anni nel giornalismo, mi sono resa conto che in realtà questa grande passione che ho avuto sin da piccola per la scrittura, il giornalismo, i viaggi e la comunicazione, non era completamente rappresentata dal modo in cui io stavo svolgendo la professione, dal modo in cui si svolge il giornalismo, passami il termine, tradizionale. E allora ho cominciato a incuriosirmi rispetto a nuovi approcci e con la curiosità che contraddistingue un giornalista ho cominciato a indagare. E ho scoperto che in Nord Europa, nel 2011 più o meno, iniziavano a teorizzare il giornalismo costruttivo. Mi sono appassionata perché è un giornalismo che rispetta il lettore. E questo per me è fondamentale, nel senso che nessuno di noi potrebbe svolgere la professione senza un lettore disposto ad accogliere quello che raccontiamo. E nel giornalismo costruttivo si parte dal presupposto che il lettore vada informato per bene e gli vada raccontata la complessità del mondo, quindi anche i problemi che ci sono, ma sempre con una chiave costruttiva che significa sempre con uno sguardo rivolto alle possibili risposte, alle soluzioni, a una speranza, diciamo, possibilista, quindi non l'ottimismo cieco da paraocchi, ecco, ma sicuramente un modo per vivere quello che la realtà ci sta proponendo, ma sempre con uno sguardo a qualcosa che può funzionare meglio, perché altrimenti si rischia di essere tutti, di avere tutti una sensazione di impotenza, no? Che ti fa dire un po', ma sono problemi talmente grandi che allora io non posso fare nulla e sto fermo. Invece il giornalismo costruttivo è un invito all'azione. Ti faccio vedere che c'è un problema, ti mostro delle possibili strade che chiaramente non inventa, diciamo, il giornalista, ma il giornalista le cerca, intervistando appunto esperti, le istituzioni, raccontando storie delle persone nel mondo, e in questo modo ti permette di avere quel guizzo creativo che ti fa dire: ah, ma se io facessi in questo modo potrei risolvere qualcosa. Riguardo alla comunicazione sensazionalistica di questo periodo, di questo trentennio o quarantennio, cosa ne pensi? Penso che abbia fatto un gran bel danno sia al giornalismo come professione, di cui io sono innamorata e con grande orgoglio continuo a fare la giornalista, perché trovo che sia una professione necessaria e lo sarà sempre di più. Però ha necessità di cambiare, proprio per quello che stavi dicendo, no? La modalità in cui
si è proseguito oggi ha generato innanzitutto una perdita di credibilità negli organi di stampa e anche un po' di superficialità, se vuoi, no? Questa rincorsa al link da farti cliccare, i titoloni che parlano sempre spesso a sproposito, e per andare a far leva su quelle che sono gli istinti primordiali, no? Delle persone, come l'istinto alla negatività, quindi questa predisposizione a leggere ciò che percepiamo come pericolo. Invece l'informazione che guarda proprio a un approccio più costruttivo e più di educazione dell'adulto, perché credo che sia questo che fa chi informa, è un'informazione che si prende molto cura del lettore, come ti dicevo prima, e quindi cosa significa prendersene cura? Significa dargli degli strumenti per comprendere il mondo che stiamo vivendo e in questo modo ritrovando anche la credibilità e la fiducia reciproca. Perché poi ti dico, in Italia esistono tanti giornalisti costruttivi. Io ho fondato un network che si chiama Constructive Network con alcuni di loro e si può fare un buon lavoro. Bisogna andare da lettori, bisogna andare a cercare quelle firme che sono capaci di dare quel qualcosa in più quando si fa comunicazione e informazione, ma esistono, ecco. Quindi forse questa è un'epoca in cui anche il lettore viene chiamato a fare un atto in più di consapevolezza e di ricerca, no? Quindi dobbiamo metterci un pochino più in gioco sia da comunicatori che da lettori. Non possiamo più permetterci di essere passivi, secondo me, rispetto all'informazione che arriva, perché oggi ne arriva tantissima da tutti i canali e se noi restiamo passivi rischiamo appunto di essere sovraccaricati di una serie di emozioni non sempre positive e costruttive. Bisognerebbe cercare anche chi ha un'opinione diversa dalla nostra, per esempio, che è una cosa che facciamo fatica a fare, ma in realtà è quello che ti spinge poi ad ampliare il punto di vista e ad avere altri spunti, altri stimoli, anche per non necessariamente per cambiare idea, però per aprirti all'altro e per capire esattamente che cosa succede. Tu parli sul tuo sito di empatia, è un argomento mi sembra che ti sta molto a cuore. Dimmi un po' cos'è l'empatia, se vogliamo parlare di empatia e della scrittura empatica. Ma allora, per me, ti dico, l'empatia è una delle... oggi se ne parla tanto perché viene anche definita una delle soft skills da portare in azienda. Vista nella comunicazione, per me, te la posso riassumere così, è sedermi con il mio lettore immaginario e iniziare a scrivere pensando di averlo proprio lì. Perché implica tutta una serie di scelte comunicative che vanno a toccare quelli che sono i valori umani. Quindi io sono prossima all'uscita con il mio nuovo libro che si chiama Empatia Digitale e che è proprio basato, strutturato sui valori umani nella comunicazione. Quindi una comunicazione, per come io l'ho elaborata in questi anni, empatica significa per me una comunicazione che tiene conto dell'essere umano, delle persone che leggono. E dico sempre, siccome ormai oggi è un'epoca in cui siamo tutti comunicatori, nessuno può più permettersi di dire ma io non lavoro nella comunicazione. Quando accediamo ai social siamo già dei comunicatori in azione. E quindi qualunque contenuto noi divulghiamo, che sia di altri o che sia nostro, dobbiamo assolutamente riflettere, abbiamo una grande responsabilità rispetto a chi legge. Anche un solo lettore merita il nostro rispetto e la nostra attenzione. Quindi su questo principio significa tenere conto di valori come inclusione, come l'essere utili e quindi costruttivi rispetto a chi legge, la gratitudine, che è un tema che come sai mi è molto caro e che anche nella comunicazione diventa una chiave per allenare l'empatia nella comunicazione e creare quindi un legame con chi ci legge. Ma anche se ci pensiamo anche a quel senso di umanità, anche all'autenticità. Quante volte pensiamo che qualcuno scriva costruendo un personaggio e poi magari incontrandolo troviamo un'altra persona, o magari quante volte ci siamo sentiti di dover avere un ruolo, che non intendo essere quello professionale naturalmente, però anche di pensiero se vuoi,
e poi in realtà non rispecchia quello che noi realmente pensiamo. Ecco, in tutte queste situazioni è possibile attuare proprio una comunicazione empatica e fare in modo che questo ci colleghi, ecco, proprio ci crei una connessione con chi ci legge. Gratitudine ed empatia. La gratitudine è, secondo me, un atto di consapevolezza e un modo straordinario per stare nel presente. Perché molto spesso ne vaghiamo, no? A quello che è successo, a quello che non funziona, a quello che chissà come mi preoccupa del futuro, e ci dimentichiamo invece di quello che abbiamo in questo momento. Quindi per me la gratitudine è proprio un riportarci al presente, ma soprattutto è quello che mi ha più insegnato e che devo dirti mi ha insegnato anche il giornalismo costruttivo, per questo li associo spesso, è l'allargamento del punto di vista, perché la gratitudine ci permette di non rimanere fossilizzati in qualcosa che non funziona, ma ci invita proprio ad andare a cercare quello che nella nostra vita invece sta funzionando bene e quindi è giusto che venga celebrato. E con questo cambio di punto di vista è chiaro che il problema non svanisce, ma quello che accade è che noi acquisiamo una lucidità necessaria per poter poi affrontare i problemi, o quantomeno non ci identifichiamo col problema e con la difficoltà, perché spesso accade che noi ci sentiamo quella difficoltà. In realtà quella è un'esperienza che stiamo vivendo, ma ci sono molte altre esperienze che ci stanno dando con ogni probabilità qualcosa di straordinario, di bello, di sereno anche semplicemente. Quindi la gratitudine è un po' questo, stare nel presente e ampliare il proprio punto di vista, in modo da ritrovare un equilibrio e un benessere. E come si lega con l'empatia? Si lega con l'empatia perché credo che sia uno dei valori di connessione con le persone. Io dico sempre che la gratitudine è un ponte che connette le persone, e siccome io ritengo che anche la scrittura lo sia, perché si basa sulle parole e le parole hanno un valore fondamentale, quando noi scriviamo e ci prendiamo cura del nostro lettore stiamo già agendo nella gratitudine. Ma se vogliamo fare un passo oltre, per esempio da comunicatori, da utilizzatori dei social, è importante dare valore alle persone che commentano il nostro articolo, ci condividono qualcosa, no? Tante volte siamo di fretta, riceviamo tantissimi messaggi e ci sfugge il legame col lettore. Mentre io credo che noi giornalisti e comunicatori in genere possiamo apprendere moltissimo dalle persone che ci seguono e ci leggono e ci possono offrire questi famosi punti di vista. E un modo per essere grati è proprio quello di ascoltarli e di dare valore a quello che ci restituiscono. Dal punto di vista del lettore, un invito che io faccio sempre è comunicare al giornalista che ha scritto un articolo che ci è stato utile, comunicargli la nostra gratitudine, perché è un modo anche per lui di riconoscere di aver fatto qualcosa di utile per la comunità e anche per capire che quella è la strada giusta. Perché se noi vogliamo una buona informazione, chiaramente ci deve essere da entrambe le parti un impegno per poterla costruire. Il lettore ha questo ruolo, secondo me, quello di far capire qual è quello che vuole davvero. E tra l'altro i social media ci hanno, in questo senso, ci hanno aiutato e ci aiutano tantissimo, perché hanno rotto le barriere, quindi i famosi gradi di separazione si sono ridotti notevolmente, per cui puoi raggiungere davvero chi vuoi con un messaggio anche privato. E quindi questo è un buon modo per allenare la gratitudine nella comunicazione. Se poi parliamo di una comunicazione che non è quella dell'informazione o del giornalismo, è una scelta di parole, di modalità di espressioni e di cura rispetto a quello che fanno le altre persone, che crea davvero una connessione diversa, perché io credo che non siamo abituati a ricevere gratitudine, soprattutto per esempio nel mondo del lavoro. E quindi quando ricevo una mail che ha magari un messaggio che è diverso dal solito e che inizia con un atto di gratitudine, con una scelta proprio di comunicazione di questo tipo, direi che si è già aperta la connessione, il ponte, no? Abbiamo già iniziato a costruire il ponte di legame tra le persone. Tu credi che l'empatia sia un dono di nascita oppure si possa sviluppare nella vita? Io credo che appartenga a tutti.
Poi c'è qualcuno che vuoi per le esperienze, per la propria attitudine, lo ha magari un pochino più pronunciata, ce l'ha un po' più pronunciata, altri che magari la tengono un po' nascosta perché, sai, l'empatia credo faccia anche tanta paura perché ci rende vulnerabili. Essere empatici è anche essere delle persone che comprendono l'altro e si rendono umani. E spesso questo essere umani così apertamente ci rende vulnerabili e ci fa paura. Quindi io credo che in realtà ci sia un livello di empatia presente in ognuno di noi. Poi ci sono delle persone che hanno saputo farne buon uso, altre che magari sono entrate nell'eccesso di empatia, che è comunque qualcosa che può creare disagio perché finisce che assorbiamo tutti i problemi del mondo, ecco, se siamo degli empatici un pochino troppo spinti, mettiamola così. Spesso infatti l'empatia è vista come una debolezza. Sì, perché ci rende vulnerabili. Io credo invece che sia una grandissima forza. E credo che più difficoltà, cioè per alcune persone sono state proprio le difficoltà e l'aver avuto aiuto nelle difficoltà a far comprendere il valore dell'empatia. Ma credo anche che questa paura della vulnerabilità sia quello che in realtà ci indebolisce, ma nel senso che ci indebolisce proprio l'averne paura, non la vulnerabilità stessa. Perché di fatto ognuno di noi porta con sé una propria storia, no? Delle esperienze di vita e quando noi le prendiamo in considerazione nel relazionarci con gli altri, sia in forma scritta che nelle relazioni anche quotidiane, se vuoi, no? Sul lavoro, quando ci facciamo proprio una domanda sull'altra persona e entriamo in contatto mettendoci non tanto nei suoi panni, come spesso si dice essere l'empatia, ma proprio cercando di vedere le cose dal suo punto di vista, si comprendono delle sfumature dell'essere umano incredibili e si innesca anche un nuovo rapporto di fiducia, per cui la persona empatica diventa anche una persona forte, se chiaramente gestisce l'empatia e non si fa prendere troppo dal livello emotivo, che può generare. Si può essere empatici e logici allo stesso tempo? Io credo di sì, credo che ci sia sempre la necessità di gestire quello che è il nostro stato emotivo, no? Non di controllarlo, però di gestirlo, di esserne consapevole, di sapere che cosa sta accadendo. Questo, se vuoi, implica anche un po' di razionalità e credo che siano diverse sfumature del nostro essere umani che è giusto che abbiano il proprio ruolo. Quindi quella più che razionalità mi piacerebbe dire la lucidità, no? Quella lucidità che ci fa poi agire al meglio nelle situazioni. Ecco, quella secondo me si raggiunge con un buon equilibrio tra la razionalità e l'empatia. È già uscito, Empatia Digitale, sta uscendo, dove si trova? Sta uscendo perché causa di forze maggiori che potrai immaginare non è riuscito ad uscire, era previsto per marzo, abbiamo rimandato. Però sta uscendo, quindi penso che per maggio potrebbe essere fuori, si troverà in tutte le librerie. È un libro che ha una storia affascinante, nel senso che l'ho pensato con il mio editore quando mi sono resa conto che in questi anni avevo messo a punto un mio modo di comunicare. Proprio così, creandolo giorno dopo giorno, che poteva essere inserito in un cappello che si chiama Empatia Digitale. E abbiamo pensato di fare un viaggio nei valori umani associati alla comunicazione. Quindi, non è un vero e proprio manuale, è un saggio sulla comunicazione. Tra l'altro, poi ho coinvolto dei professionisti intervistandoli su questi valori umani associati alla comunicazione e c'è una sorta di percorso tra le parole, tra il valore delle parole. Parte tutto da un pensiero, e cioè che le parole sono di tutti, perché ci vengono date in dotazione quando veniamo al mondo, ma il contenuto è personale. Quello che io riesco a fare con le parole è proprio è qualcosa, un'esperienza personale, e però è un'esperienza di grande responsabilità, e quindi bisogna starci attenti. C'è una responsabilità di chi scrive, ma chi legge, può leggere a modo suo. Sì, chiaro che noi non possiamo accontentare tutti, questa è una cosa che dobbiamo toglierci dalla testa in vari ambiti della nostra vita,
ma possiamo cercare di essere il più possibile rispettosi di tutte le realtà. Quindi questo significa che naturalmente noi mettiamo in circolo un contenuto e poi il lettore lo recepisce nel suo modo, in base alla sua storia, alla sua esperienza, anche al momento di vita in cui si trova. Però io mi dico sempre, quando io scrivo un testo, che sia un articolo, che sia un post per i social media, una mail, mi chiedo sempre, potrei aver offeso qualcuno? Potrei in qualche modo aver colpito la sensibilità di qualcuno? Se è così, allora io quel testo ho bisogno di rivederlo, non riesco a mandarlo fuori così. Perché anche nell'esprimere il proprio parere personale, perché non significa chiaramente non esprimere opinioni oppure cercare di accontentare tutti, significa però esprimerle in un modo rispettoso. E siccome chi comunica ha un grande talento, che è quello proprio dell'utilizzo delle parole, che spesso perdiamo per pigrizia, perché in realtà ci appartiene se abbiamo fatto comunicazione tanti anni, e quindi se abbiamo questo talento dobbiamo metterlo a frutto anche a favore degli altri. Per quanto riguarda l'empatia, se tu incontri una persona, riesci a riconoscerla dall'atteggiamento, dalla postura, da come si pone? E per quanto invece riguarda a video, cosa succede? Ma allora, guarda, tendenzialmente la persona empatica è una persona che ti sorride immediatamente e ha la necessità di entrare nel tuo spazio, nel senso che è una persona che senti proprio che ti sta, che sta creando un legame, appena la vedi, è una persona comunque che ama il contatto. No? È una persona che in questo periodo sta soffrendo tanto, chiuso in casa ovviamente, però è una persona che sì, ha una modalità di proprio di sorridente, di accoglienza, e tendenzialmente ti ascolta. È una persona che ti fa delle domande e ti ascolta, perché l'empatico vuole capire come può in qualche modo esserti utile, conoscerti meglio. Quindi prima di darsi lui, magari ascolta. E questo vale un po' anche a video, devo dirti. Mi dicono che l'empatico, perché poi ho fatto anche dei corsi per sviluppare l'empatia e per capire meglio come funzionava il tutto prima di preparare il libro. E l'empatico gesticola molto, è molto fisico, se vuoi. Questo gli permette di creare proprio movimento, ha bisogno di movimento, ha bisogno di vita. Ha bisogno di relazione, no? Quindi è una persona che ha tanti amici, che ti manda dei messaggi, per questo lo associo alla gratitudine, che una delle attività di gratitudine più potenti è quello di mandare dei messaggi inaspettati dicendo grazie per qualche cosa. È tipicamente dell'empatico questo, no? che vuole sempre stare in connessione. Quindi anche a video, secondo me, è una persona che sorride, che si propone sempre molto, molto accogliente e in ascolto. Così come anche al telefono ha una voce squillante, difficilmente un empatico ha una voce tranquilla, assolutamente bello energico, e anche a volte si penso al telefono senza il video si percepisce magari l'emozione quando racconta qualcosa, perché il livello emotivo è sempre molto alto. Gli occhi lucidi sono compagni di viaggio di una persona empatica. Spero che questa intervista sull'empatia apra la mente a tante persone. Grazie Claudia, davvero. Sono stata molto felice di questa chiacchierata. Grazie mille. Grazie.